quando si parla di pianoforte, si parla di compositore, chiaramente vengono in mente una serie di nomi infiniti. Ultimamente ci sono un paio di nomi che vanno per la maggiore, come Giovanni Allevi, come Stefano Bollani. Invece il tuo percorso a che cosa fa riferimento dal punto di vista compositivo? Ma essenzialmente all'ispirazione, molto semplicemente a quello. Nonostante mi sia diplomato in composizione, quindi potrei, da un certo punto di vista, magari dovrei anche aspirare al tecnicismo, no? Però spesso dimentico il titolo di studio in sé per lasciare spazio all'ispirazione. Spesso registro dei brani e poi li lascio lì proprio per non affezionarmici troppo, per non come dire, fissarmi su delle idee e per poter quindi andare avanti e rinnovare l'ispirazione, perché ciò che mi appaga è sapere di e sentire di aver scritto qualcosa secondo una spinta emotiva di un momento. E queste spinte emotive da che cosa derivano? Da fatti vissuti? Sicuramente da fatti vissuti, da tante cose, da anche dalla condivisione, dal voler esprimere attraverso i suoni e quindi poi la musica le altre passioni. La prima passione è la vita in sé. Segue il mare, segue l'amore per Napoli, di cui sono follemente innamorato. Sarà per il fatto che a Napoli c'è il mare, che non è solo una città, ma è un luogo, prima di essere una città, bagnato dal mare. E quindi sicuramente il fatto di voler tradurre in musica, perché credo sia la cosa attraverso la quale mi esprimo meglio, al di là delle parole, che spesso sono limitanti, ciò che vedo al di fuori di me e al di là della musica, e quindi il mare, quindi le strade, i colori, i profumi della città, di tanti altri viaggi che ho fatto, ho avuto la fortuna di poter fare nel mondo. Il brano che ho suonato prima, per esempio, vuole essere un po', come dire, il mettere in suono le onde del mare. In effetti c'era un andare e un tornare, no? Così come le onde del mare fanno da sempre. E fra l'altro stasera c'è anche la proiezione di delle immagini, vero? Spero di sì, non so se ci riuscirò. Dovrei sì, riuscire a proiettare il mare del Golfo di Napoli, che per quanto sporco possa essere da un punto di vista biologico, insomma, non sta a me giudicare questo, ma è un mare che per me ha significato, è significativo. Stasera, oltretutto, quindi presenterò questi progetti, due progetti in particolare. Uno è quello appunto pianoforte e mare, e l'altro invece è un progetto in 11 lingue di brani miei scritti appunto in diverse lingue: spagnolo, arabo, napoletano, italiano, francese, giapponese, inglese, con diversi cantanti. Ci sarà un cantante algerino, un trombettista americano, un cantante della Tanzania, insomma, quindi un alternarsi anche di persone che provengono da varie parti del mondo, così come provengono da varie parti del mondo le ispirazioni che mi hanno portato a scrivere questi brani.